Che dire, il più giovane in campo, ma anche il più bravo di tutti. Non lo so, io ero sempre il massimo, poi il più bravo non lo decido io. Sai che voto prendi domani? No. Provaci. Non lo so, speriamo alto. Va bene, dai, il voto alto te lo sei guadagnato, però ci puoi raccontare i due gol. Cominciando dal primo, dove praticamente ci hai messo tutto. Corsa, dribbling, sterzata e destro all'angolino. Basso. Mi è venuto tutto spontaneo e sono arrivato lì, ho detto devo prepararmi l'azione per calciare, provare a fare gol e meno male ci sono riuscito. Secondo invece? Come ho visto che Merola attaccava la porta, ho pensato tra me che la palla potesse arrivare dal mio lato e meno male è arrivata. Due gol di Delle Monache per tenere non in vita di più il Pescara, basterà non perdere lunedì prossimo. Sì, sì, ora ci concentreremo per lunedì e speriamo di vincere ovviamente. Quanto è stato bello, Marco, segnare il primo gol e con i tuoi tifosi lì a qualche centimetro? Tantissimo, sono emozioni indescrivibili e non le provi sempre. Quindi... Comincia ad andare stretta la Serie C a Delle Monache? No. Perché questo sorriso? Perché appunto sempre a andare più alto possibile. Io ti dico, quello che ha detto Zeman poco fa, ti voleva dire che magari avevi difeso un po' poco bene, che potevi fare qualche cosa meglio, però ha detto ha fatto due gol, che gli devo dire, è stato bravo. Certo, devo fare sempre di più, posso fare sempre di più e cercherò sempre di farlo.